Buon salute ragazzi, sono sempre Alessandro e vi do benvenuto in questo nuovo video. Oggi sono, come dette, su Rise Son of Arome, o qualcosa del genere. E quindi è un gioco uscito per Xbox One. Ho infatti preso la nuova console di casa Microsoft oggi, anzi ieri, visto che voi vedrete il video ovviamente il giorno dopo. E in realtà mi ero ripromesso, diciamo, di non prenderla subito. Poi però sono andato per comprare altre cose in giro e sono passato davanti a Saturn e ho visto che c'era. E boh, non ho resistito, avevo i soldi perché ho appena festeggiato il compleanno, quindi ho preso tutti i soldi e l'ho comprata. Quindi oggi vi porto questo piccolo gameplay, come vedete dura solo 5 minuti, di questo gioco, in cui vi do le mie prime impressioni sulla console e vi chiedo prima di tutto se volete vedere dei video su questo gioco e anche su altri, e comunque sulla console o sul mio canale. Io credo che li farò perché credo che possano essere interessanti, essendo comunque un oggetto appena uscito, però voglio chiedere anche voi. Questo gioco in particolare, Rise Son of Rome, come vedete, è veramente molto bello, almeno a me adesso sta piacendo parecchio. Ho giocato non molto. Vi faccio vedere questo spezzone registrato direttamente con la funzione di registrazione dell'Xbox. Infatti, come vedete, non c'è la mia intro, però insomma non credo che sia un grosso problema. È veramente bellissima e molto utile questa funzione della nuova Xbox One, ovvero di poter registrare una clip, un po' di gioco, insomma. Purtroppo è per ora massimo 5 minuti, spero che aumentino questo valore. E registra lui automaticamente, poi permette anche di commentare. Infatti io sto commentando adesso, non sono in live, ma sto commentando direttamente con sempre con quest'app, con questa funzione dell'Xbox One. Chiedo scusa se parlo un po' piano, ma è notte e c'è mia madre che dorme, quindi non vorrei svegliarla. Detto questo, allora, su questo gioco ci sono molte recensioni in giro ormai, visto che comunque i giornalisti ce l'hanno già da un po', e la critica non è stata molto benevola, i voti sono abbastanza bassi. Devo dire che io non capisco il perché. Graficamente è qualcosa di assurdo, sembra un film. Ora, tutti dicono che sia un po' ripetitivo, ovvero bisogna fare le stesse cose per tutto il tempo. Io adesso non voglio fare spoiler, quindi non dirò niente di troppo dettagliato. Però a me, sinceramente, avrò giocato un'oretta, per ora mi piace molto, mi sta divertendo. Qui ho scelto appunto questa clip, stavo dicendo prima, in cui si vede praticamente niente, non c'è nessuno spoiler, quindi nessuna cosa, diciamo, importante ai fini comunque della trama. Cioè, io adesso sto combattendo nella villa di mio padre, ma non vi dico altro, comunque, anche per appunto non fare spoiler. Prime impressioni su questa Xbox One. Allora, è grande, è molto grande. Come estetica tutti l'hanno preso un po' in giro perché assomiglia a un videoregistratore anni 80. Sì, è vero, però a me sinceramente piace, trovo sia abbastanza elegante, come dire. Microsoft l'ha pensata proprio per essere per farla stare in mezzo al salotto, anche un oggetto di design, e secondo me fa assolutamente la sua figura. Me, devo dire che come estetica mi piace molto. Appena avviata, purtroppo, a me per fortuna non ha dato problemi. So di molti che magari hanno trovato il lettore Blu-ray fallato o che sono stati 5 ore a scaricare l'aggiornamento. A me per fortuna ha fatto tutto con abbastanza velocemente, in un'oretta. Ho scaricato sia l'aggiornamento della console, l'ho paccioccata un po', sono stato lì un po' a guardare le varie funzioni, e ho scaricato anche l'aggiornamento di questo gioco, di Rise, che era abbastanza grosso. Quindi non ho avuto grossi problemi, in un'oretta ho scaricato 2 aggiornamenti, guardato un po' le nuove funzioni della console e basta, insomma. Quindi queste sono le mie prime impressioni, il video adesso sta per finire. Io vi invito a mettere un bel mi piace, mi raccomando un commento, condividete il video perché è un'anteprima ovvero no, non è proprio anteprima, però insomma la console è uscita veramente da pochissimo. Condividete il video con i vostri amici e scrivetemi nei commenti se vi interessa vedere altri gameplay. Se vi interessa, cercherò appunto di portarveli su questo canale, magari anche di altri giochi. Quindi vi ringrazio per l'attenzione.